Astrozzi! Ma categoria, eh, titolo, tutto ok? Oh, eccolo lì. Aspetta. Tac. Ciao ragazzi, io la categoria non la vedo stavolta. Perfetto, cominciamo. Buon santo, buon buono, Buon santo, buon buono a tutti. Uh, tic, tac. Tic. Vedete? Eh, siamo alle solite. Cazzo. Vedete, io adesso... Dov'è? Qua. Lo attacco. La scrivo, no? Quattro chiacchiere. Salvo. Fine. E scompare. Vedi? Cioè, che cazzo è sta roba? N ci fosse una volta che vada a posto questa sta cosa? Campi vuoti non ammessi. Fanchiulo. Fine. E me la brasa. Maledetto Farnes mi hai rovinato con Hades. <ride> Provate a vedere, adesso va la categoria, è giusta? Cioè, io non so che cazzo farci con ste robe. Perché mi. So, ok. Adesso la vedo. Provo a refreshare. Uh, Ho mandato un audio su Telegram. Bravo. Ma sì, cazzo, te ne frega. No, mi dà fastidio. Cazzo. Perché non è giusto. Non c'è ancora. Ho fatto CTRL F5. Eh. Aspetta, proviamo a fare una roba del genere. Mi è venuta un'idea. Un'idea, gestore streaming. Ok. Tanto che arrivate in massa. Niente, in compenso adesso mi dici che sei italiano. Vabbè. Non parliamo di stamattina, che è stato un disastro. Voilà. Tra l'altro, volevo dirvi una cosa. Cerca una categoria. Just. Quattro chiacchiere. Fine. Ok, informazioni sullo stato dello streaming. Tac. Secondo me adesso la vedete benissimo. Oh, ciao ragazzi. Ciao ragazzi, fa vedere una roba. Ok, a posto. Ehm, a differenza di tutte le altre volte, visto. Eh, Babbo Gamer, bravo. Ehm, ho una piccola premessa da fare riguardo questo jukebox. Ehm, mi fido di voi. Mi fido di Ecco, Adolfo di Lussemburgo, mi fido anche di te. Perché avendo avuto questo piccolo eh, contrattempo che, vabbè, poi alla fine sono arrivato, grazie Simoferro, sono arrivato eh, in orario, non ho potuto ascoltare i messaggi in anteprima, quindi oggi andremo molto più eh, scialli. Eh, non li ho ascoltati perché non ho fatto in tempo nel volermi precipitare a casa, dopo non volevo guardare... Eh... Non volevo uh, lo strazzacavalli, non volevo guardare ascul... cioè far partire gli audio intanto che guidavo perché sono una persona corretta e quindi non, uh, non ho rischiato la vita tornando a casa. Ho, prefer... ho detto sì alla vita. Quindi oggi andiamo proprio completamente eh, in fiducia. Cosa faccio? Dai, aspetto 5 minuti e poi faccio partire le danze. Voi come state? Si preannunciano le bombe. Ecco, ti sai, ti stavo proprio aspettando. Grazie, grande Max. Sei anche tu un privilegiato che ha ricevuto la PS5 prima del day one, certo. Tranquillo, quelli bannabili li ho lasciati di proposito. Grazie, Giulio. E... Sei in quarantena, bella Petri, ottimo. Stamattina sei arrivato in tempo sul trono, guarda, per il rotto della cuffia. Tengo il Covid di, fanculo, chi dice che non ce n'è? Eh, bravo. Dai, dai che passa. Mi sto spaccando a Valhalla minchia. Uh, Faraz, volevo mettere. Termi a giocare a Final Fantasy 10, ma poi sei comparso tu. Vabbè, dai, lo fai tra un'oretta più o meno. Tu sei in forma? Sì, sì, tranquillo. GameStop in zona rossa non ha ancora nessun gioco PS5, nonostante fossero usciti il 12. Ti vedo molto meridionale stasera, no? non capisco perché. Amore, ho ritirato PS5, ti dico che sto contro Air. Stapo birra? Naturalmente sì, ostrica, vai. Uh, io ho dato dentro la play 4 il 4 novembre devo resistere fino al 19 salve mister hai sentito i 46 giga di patch di Valhalla? Vabbè. Bernardo Gui ma perché mi dice qualcosa? perché ho in mente coso? no niente lasciamo perdere eh, le prenderai le cuffie della PS5? No, perché comunque ho già a casa delle cuffie della Sony che vi ho già mostrato tra l'altro con le stesse caratteristiche quindi con audio 3D forza, piacenza. Ma e poi mai? Firenze il pass si sta ampliando di brutto, lo so, lo so. Infatti, proprio stamattina oh, mi sono riabbonato per altri due anni. Io ho comprato oggi le cuffie PS5. Ah, buonasera, tutto bene a casa? Tutto bene? Ok, ragazzi, direi di uh, far partire. Ricordo a tutti che oggi è un caso, Is Raiding with a party of three? Grazie, a Rata Playan. Non sono abituato ai, ai party. Bene, uh, cioè ai ride. Um, dicevo, per chi si fosse connesso e non conoscesse la struttura del jukebox di oggi, oggi si tratta di una puntata assolutamente speciale. In quanto vi ho chiesto di postarmi domande che non c'entrassero un cazzo con i videogiochi, giusto per dare un che di diverso. Figa, ragazzi, ma che cazzo volete? Alla fine due giorni di fila con due format completamente, completamente, in parte diversi rispetto al solito. Quindi ringraziatemi. Bene, partiamo ragazzi, partiamo da Alfredo. Ciao Marco, se dovessi fare un viaggio da qualche parte, dove ti piacerebbe andare? Comunque no, se fai la ricalibrazione del uh, watch non perdi nessun achievement. Ciao. Che cazzo c'entra? Se volessi fare un viaggio da qualche parte, mi piacerebbe andare in Germania, perché non ci sono mai stato dal punto di vista turistico e eh, mi piacerebbe vederla, davvero. Non, eh, non sono stato in tantissimi eh, paesi europei. Però mi piacerebbe, mi piacerebbe visitarla. Ciao a tutti, sono Culattero, detto Giulio, Valence. Volevo chiederti sì. qual è stato il concerto più bello che hai visto live dal vivo, quello che ti rimarrà sempre nel cuore, il mio è stato i Motored anno 2008 a Piazzola. Ce Grazie e complimenti per gli argomenti che porti su Twitch. Grazie. Il concerto più emozionante è stato Vasco Rossi 2003 a San, Seri a San Siro perché. Per diversi motivi, il primo perché era la prima volta che entravo a San Siro. Sia, cioè, vabbè, naturalmente mai come spettatore di una partita di calcio, ma ehm, proprio come struttura, diciamo come, come stadio non c'ero mai entrato. Secondariamente perché nonostante Vasco ormai facesse parte del, della sua nel 2003 della sua produzione calante. Ehm, andai al concerto. Di um, Trax, che era una raccolta dei suoi successi più belli, e che quindi ha riproposto nel, nel concerto. Quindi è stato un, come dire, un concerto non di quelli che servono, diciamo, per promuovere o per sottolineare le tracce nuove. Grazie, Flare zero dall'ultimo album appena uscito ma i, i più bei successi di Vasco Rossi quindi veramente, veramente fantastico e poi ci sono andato con un mio amico Filippo eh, di Milano e se mi capiterà vi racconterò anche di un, di un piccolo aneddoto su questo, su questo concerto Ringio, ragazzi angolosi, ragazzi golosi Uh, volevo sapere se nel frattempo hai finito di vedere The Boys yeah. e se ti è piaciuto, a me personalmente è tantissimo, però spero non facciano la terza stagione perché secondo me per come si è chiusa la seconda non ci sono molti sviluppi per poterne poi eventualmente fare un'altra. Allora, dalla tua parlata sicuramente sei sardo e probabilmente in Sardegna eh, non hai visto le stesse cose che si sono viste nel resto del mondo, in quanto non reputo assolutamente conclusa la serie, anzi, i cliffhanger per una terza stagione sono diversi. E eh, tu sei un maleducato perché non segui le live. Visto che domenica, se non ricordo male, ho fatto proprio una puntata, una, una live proprio su The Boys che mi è piaciuta comunque tantissimo. Recuperala. Ciao Farenz, volevo chiederti: esistono video che hai registrato, ma non hai mai fatto uscire per qualsiasi motivo? No. Ciao Farez, sono cioè, indeciso. L'ammorbidente oh, lo prendo. Aspetta, scusate se eh, su una domanda come questa vado via liscio, però non, non, ho, non devo argomentare. No, non ho mai registrato un video che non ho pubblicato. Ciao Farez, sono indeciso. L'ammorbidente lo prendo alla vaniglia o alla lavanda? Lavanda. Ciao Farenz, sono DVD a noleggio restituito in 5 minuti. Ok, sono un vampiro. Volevo chiederti, qual è la pazzia, l'avventura più strana che ricordi della tua adolescenza? Eh minchia, l'avventura più strana? Ma forse più che strana, una proprio nella mia adolescenza, direi che l'intero viaggio a Tropea nell'estate del 1997 quindi quando non avevo ancora compiuto 16 anni, eh, che è stata la mia prima vacanza da solo, nel senso senza genitori, quindi solo con amici, ho tanti bei ricordi di quella, di quella vacanza, che vabbè, non sarà stata strana, però sarà st è, è stata parecchio divertente. Ciao Farenz e ciao a tutti il popolo angolare, sono sì? Paolo. Sì? Ti volevo chiedere, qual è il ricordo più umiliante e più brutto che hai in ambito scolastico? E parallelamente, quello invece che ricordi con più affetto? Ciao. Allora, mi ricordo sicuramente... Allora, con più affetto posso dire... Eh, più che un ricordo era l'attaccamento la, ad alcuni eh, ragazzi che componevano <coughs> la mia classe e che frequento tuttora, ovviamente, con... Eh, Molta meno frequenza, però sicuramente è un rapporto che è durato nel tempo e che tengo tantissimo a coltivare tuttora. Una situazione imbarazzante, ve l'ho già parlato durante le live vampiresche che spesso sfociano i miei ricordi o i miei aneddoti, cazzo mi fate sentire molto vecchio. Beh, quando in buona sostanza alla, alla terza prova mi sono presentato con un paio di braghe beige. Era luglio, facevo un caldo dal Signore, un po' il caldo, un po' l'agitazione. Quando mi sono alzato per andare a chiedere una cosa, non mi ricordo cosa, naturalmente mi sono accorto, o meglio i miei compagni mi sono, si sono accorti che avevo una spannata di sudore tra le chiappe, veramente degna di Franchino. E solo i più vecchi sanno chi è Franchino. Avanti, Florence, sono Ray Jackson. Sì, hai mai posseduto un borsello eh? io personalmente eh, li trovo di un'eleganza e di una praticità eh, senza pari personalmente eh, non lasco mai di casa senza allora borsello dipende cosa intendi per borsello se intendi un borsello di pelle come quelli dei, dei pensionati no delle borse delle tracolle diciamo sì ce l'ho tuttora in cui in cui metto oh, le cose fondamentali, le chiavi, il portafoglio, portafogli, le, le sizze, eccetera. Via! Ciao, Farenz, sono Kasuz. Kasuz! Qual è stato il primo film che hai visto al cinema, o quello che ti ricordi di aver visto al cinema per primo? Io ricordo che fu Ghostbuster 2. No, allora, se mi consenti, eh, i cartoni animati dalla Disney, cioè film d'animazione, se vogliamo, dall'epoca allora probabilmente è stato Peter Pan, che vabbè non è della mia epoca, però è stato riproposto al cinema più e più volte. Il primo film che ricordo di aver visto al cinema è stato il primo Ghostbusters, quindi siamo a metà degli anni 80, e se vi ricordate la scena iniziale in cui c'è quella specie di fantasma bibliotecaria che si trasforma in, in un fantasma che attacca gli acchiappa fantasmi, mi ha talmente terrorizzato che mi sono messo a piangere e i miei mi hanno dovuto portare via dal cinema. Eh, vai. Farenson, MDB, ti voglio raccontare del mio esame di maturità che non riguarda Pocket Coffee, esplosi e acchiappe sudate. Perfetto. Prima prova scritta, tutti nervosi, tutti ansiosi, entra il professore esterno di scienze e nell'ansia, nella paura della prima prova scritta... Il nostro il primo pensiero mio di un compagno di classe è che ci guardiamo e diciamo, cazzo, ma vuole Avo. Ah, può darsi. Ciao, la, la cosa bella di Av è che sembrava già un professore quando aveva 18-20 anni. Eh, non non c'era la domanda, però ho apprezzato. Ciao Farens, sono raga De Anale. Mi spiace. Mi chiedevo se il giovane Farens fosse uno di quei giovani nerd che alimentano lo stereotipo. Del nerd che cucca poco no. oppure se il giovane Fares cuccasse alla grande e portasse le giovani cremonesi a pomiciare i giardini di Piazza Roma. No. Un saluto alla chat. Eh, no, non oddio. Non è che abbia una lista infinita di, di ex, però, insomma, diciamo che quando ve l'ho già detto più diverse volte. Quando eh, ho conosciuto. La frittola ho abbandonato i videogiochi quindi potete immaginare quanta importanza eh, dessi a, 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 questo, a questo elemento. però no, non le portavo in piazza Roma, in genere andavo a casa loro. Boh. Eh, ciao, ciao, Erika. Valenze. Sono la Tizia Rossa di Almon Kills Bella figa. Cosa ne pensi delle serie tv italiane? Ne hai vista qualcuna? Sì, sì eh, la più recente credo di aver visto, eh, 1994. Quindi la terza stagione di 1992-93-94. E mi è piaciuta molto, nonostante mi stia abbastanza sul cazzo a corsi, però è veramente bravo. Vai. Ciao, Farenz. Ascolta, io sono... Ora, ah, e poi c'è Miriam Leone. Ragazzo di vent'anni di Roma. Sì? E vorrei chiederti, ma secondo te la città di Roma è una bella città? Fammi sapere. Non ho capito questa domanda. Eh, io a Roma ci sono stato solo una volta in vita mia in gita in quarta superiore e vabbè potete immaginare quanto cazzo mi ricordi della città o quanto fossi interessato a quell'epoca alla parte turistica eh, o la parte culturale meglio della, della gita sono andato giù per far bordello, in poche parole vai ciao Farrens, ciao chat sono Pistolino Carico ma perché e i vostri ti... nick riguardano sempre dei membri? Cristolino carico. Vabbè. Volevo dirti che se tutto va bene l'anno prossimo, mi laureo a luglio. No, non ce e, la farai. poi probabilmente andare a convivere. Minchia. Consigli. E la Madonna, figa, cioè. Con... Ti laurei e vai a convivere? Cioè, neanche un attimo di, di, di respiro, tra virgolette? Allora, il mio consiglio, e te lo do da persona che non ha esperienziato la cosa. Ti consiglio, se puoi, se possibile, di fare un periodo a vivere da solo. Perché è una cosa che ho rimpianto parecchio, perché da casa dei miei sono passato direttamente alla convivenza, cioè non che rimpianga questa scelta, eh, però a quasi 39 anni ti dico, mi manca un periodo di eh, vita vissuto da solo. Però se stai per convivere, quindi sei già ingabbiato, sei nella merda. Ciao Ferenc, oh, ciao a tutta la chat. ciao volevo dirti: ho rivisto un video vecchio di tu e Avo che tornavate in macchina da una conferenza no? Boh. e presentavano Netflix e Avo leggeva Netflix come tuttora ma sì, ma non se lo cagherà nessuno. Beh, direi <ride> che ci ho preso, no? <ride> Cosa ti ha spinto a diventare Farens? So che eh? era stato Avo a consigliarti di fare i primi video. E che ormai hai costruito una, un rapporto con i tuoi discepoli angolari, ma all'inizio per cosa ti interessava condividere le tue opinioni sui videogiochi con perfetti sconosciuti? Ma mh, di sicuro c'è del narcisismo di, di fondo, ma a parte le battute, mi ha sempre affascinato l'idea di estendere la mia voglia di parlare di videogiochi. Che, come forse avete capito, sono la, la mia più grande passione. Con un pubblico più vasto rispetto agli amici al bar. Eh, di fronte alla birra, no? mantenendo sempre lo stesso tono, anche perché vabbè, sono fatto così ed è il mio modo di interagire con, con chiunque praticamente. Eh, però, appunto, formando una specie di community eh, non tanto non relegata solamente al testuale, ma anche proprio al, al visual. Ciao, Farenz, sono il rivelatore delle verità scomodi. Uh. Ti volevo chiedere se e quanto è stata traumatica la tua prima volta. Ah, ovviamente intendo la tua prima volta con Avo. <ride> Florence, sono Salvo, detto Salvino, più bello del cambolino. Eccolo. Ma innanzitutto volevo precisare che il Cambo con la K non lo scriverò mai. Perché non sia un Warrior. A piedi e non da seduto. No, no. E comunque volevo chiederti, preferisci... I giubbotti colmar o quelli tecnici di Decathlon? Nessuno dei due. Credo Ciao. di non essere mai entrato da Decathlon in tutta la mia vita. E i colmar non credo di averne mai avuti. Comunque, questa era una domanda molto, molto geografica: nel senso che era, è, è un Cremonese che è nato, nel mio che vive, credo, nel mio stesso quartiere di quando sono nato. Ciao a tutte le sbarbine. sono Uè. Fabri. Ma, Farenz, hai mai preso a pugni qualcuno? Hai mai fatto a botte? Sì. Perché io oggi ho una voglia di prendere a pugni tutti i miei vicini, guarda. Quella. Senza lasciarne uno. Ciao, bello. Uè! Ostia. Eh, mi è capitata solo una volta di fare a botte, nel senso di darcele proprio, ma eravamo tipo alle medie. Ma con un amico che, non lo so, da niente ci siamo presi a schiaffi. Eh, Un'altra volta invece mi è capitato di prendere una castagna nella faccia da un pseudo amico che era fumatissimo in quel, quel giorno e mi fa Dai, eh, andiamo a prendere il gelato eravamo in un cioè, boh non mi ricordo neanche dove eravamo e il fatto sta che era talmente fuori come un balcone che abbiamo preso il gelato e a un certo punto gli ha girato uno schizzo e mi ha tirato una castagna nella faccia ciao a tutte le sbarbine sono Fabri ok pensi che in un futuro non troppo lontano sarà possibile effettuare completamente scuola e lavoro da casa eliminando così tutti gli spostamenti grazie allora non so se avete sentito perché questo utente doner kebab ha avuto la brillante idea di mandare un messaggio audio da una turbina di un jet chiede se secondo me in un futuro magari non troppo lontano sarà possibile annullare completamente la presenza in ufficio o a scuola per lui dice per evitare gli spostamenti ma io direi più che altro per evitare i contatti con altre persone. Mi auguro che non succeda questa cosa per il semplice motivo che significherebbe che il Covid ha avuto la meglio su di noi. Detto ciò, non credo che nel breve periodo sia possibile annullare del tutto questa questi, la presenza. Eh, anche perché poi dipende, soprattutto in ambito lavorativo, da che tipo di lavoro fai, che tipo di mansione hai. Io mh, non potrei, per esempio. Ciao a tutti, ciao Farenze, sono il Mangiapietre. Sì. Qual è il tuo rapporto con i fumetti? Io mm. li ho scoperti relativamente in tempi recenti e li adoro, specialmente quelli pacchiani degli anni 50, 60, 70, proprio vecchi, non riesco a farne a meno. Allora da ragazzi, anzi da bambino i fumetti per me erano Il Corriere dei Piccoli, Il Corrierino e, e Topolino, che se vogliamo già erano fumetti. Eh, in età adolescenziale barra ragazzo mi sono concesso qualche manga e qualche mai serie completa ma episodi sporadici di fumetti Marvel eh, dopo con gli anni ho smesso di leggere fumetti anche per eh, questioni proprio di, di tempo eh, l'unico fumetto che ho recuperato ma che non ho ancora finito è stato The Walking Dead eh, che mi è piaciuto decisamente più della serie Ciao Farens, sono Wild Spartacus. Sì, ma come Dato cazzo che... si fa a presentare Wild Spartacus? Vabbè. Ciao Farens, sono White Spartacus. Sì. Dato che fra poco cambierai casa e ti trasferirai, mm. hai pensato a qualche tecnologia smart home da installare nella tua nuova abitazione? Mm. Oppure non te ne frega niente, sei un tipo tradizionale? Sono un tipo abbastanza tradizionale perché, o meglio, sono un tipo a cui piace la tecnologia, ma la tecnologia costa e pagare per avere una casa in cui regni la, la, la domotica, anche no. Rispetto però alla casa dove ho vissuto negli ultimi dieci anni, questa, sicuramente vorrei cercare di eh, venire a patti con l'elettricista per fare un impiantino Dolby degno di, di essere acquistato. Ecco. Eh, non non l'ho mai avuto mi piacerebbe, eh, mi piacerebbe davvero eh, averlo ostia ciao Farenz, ciao chat oh, eh. film estremamente sopravvalutato e film ingiustamente dimenticato no non rispondo, è troppo uh. difficile cioè, cioè, dovrei stare qua mezz'ora a pensarci aspetta eh scusa Eric però per oh, la Farens, sono oh. gradino degli stronzi oscuri. Come ti ho detto l'espletazione mattutina? Eh. Sei arrivato, sono è salvo. Quasi. E soprattutto, hai usato la salvietta di Tech 6? <ride> la salvietta di Tech 6? <ride> Lavarsi il culo? Non è mai stato così stereotipato. Sì, sì. Cioè, l'ho già detto, detto prima. E sì. volevo chiedere, ma qual è la tua classifica dei film preferiti di ogni genere? Bravo. Altra domanda. saluto da Ischia. No, non rispondo. Come cazzo faccio, ragazzi? Fales, sono Pedro. Cosa ne pensi dei panini colossali che si mangia Carmelo Carmelo morirà Ciao, tra Fales. poco? Mi chiamo Marco. Volevo proporti questa riflessione. Sì. Esiste il nome più bello? Sì. Ciao Marco, sono Davide. Volevo chiedere qual è il tuo eh. rapporto con il gioco di ruolo da tavolo? un saluto nella chat e purtroppo è totalmente inesistente in quanto ho sempre eh, ho sempre ammesso di non aver mai fatto un gioco da tavolo un gioco di ruolo da tavolo eh, non ho mai avuto amici che eh, praticassero questa questa pratica sessuale e non ho non ho mai avuto occasione in buona sostanza ciao Varenza, volevo oh. chiederti sì. quali sono i tuoi hobby o le tue passioni oltre ai videogiochi ma direi ciao. principalmente film e serie tv non, non ho delle passioni particolari ecco. ciao Marco non mi chiamo Marco okay. ma secondo te Dio esiste spero di no figa sennò sono veramente in debito ciao Farens eh, ciao amici dell'angolo sono Dave Mars volevo chiederti se eh, c'è un genere di libri che pre prediligi e l'ultimo libro che hai letto che ti è piaciuto molto grazie ciao Uh, no, non ho un genere preferito. Ammetto che purtroppo io leggo libri praticamente solo d'estate quando sono in ferie, quindi riesco ad immergermi totalmente, innanzitutto in quasi pieno relax e poi eh, quando ho mh, tanto tempo libero da poter, ehm, da poter dedicare a, ad un libro. L'ultimo libro che ho letto per esempio è stato di Burioni. Um, ultimi libri letti che mi siano piaciuti tanto boh non me lo ricordo ah no ho letto eh, c'è mia moglie che è una grandissima fan di Zafon buonanima cazzo è morto quest'anno ehm, che sono anni che mi dice cazzo leggili le a te piacerebbero tanto sicuramente e quindi quest'anno è morto po poveraccio e ho detto boh dai è la volta buona che comincio a leggere il primo e eh, effettivamente aveva ragione, mi è piaciuto proprio tanto. Però non chiedetemi il titolo perché non me lo ricordo. E... No, non me lo ricordo. Dovrei guardarlo. Vabbè, no. Ciao, Mar Aspetta. Sì. ciao Marco. Ciao Marcolino e ciao Nino questo. Sì. Sono Nino e niente, volevo chiederti se alla fine hai cambiato di Longa ti... del vento, bravo. Sì, Scusami. Nel caso... Angolo, sono Nino e niente, volevo chiederti... Se alla fine hai cambiato idea per il tatuaggio oppure te lo vuoi fare davvero? Eh. E nel caso l'idea è rimasta la triforza o altro? Allora, Lorenzo. aspetta, parentesi tatuaggio, ne avevo già parlato con Nino. Il mio problema riguardo i tatuaggi è eh, solo uno che non ho mai trovato né il soggetto effettivo che vorrei disegnare né eh, la zona. Visto che tra l'altro sono abbastanza soggetto a mm, eh, andamenti sinusoidali del, del peso, dovrei farlo anche in un posto che non si slabri facilmente. Detto ciò, sicuramente se mai farò un tatuaggio sarà riferito al mondo videoludico. E quando ero quasi deciso a farlo, seppur non avessi mai deciso dove. L'idea era proprio quella di fare una triforza, ma un po' particolare, ecco. Un po'... Cioè, non solo i tre, i tre cazzo di triangoli, no? Però, no, Nino, non ho ancora deciso e probabilmente non lo farò mai. A meno che mia figlia tra 16 anni mi dica papà, voglio il tatuaggio, allora ti dico ok, però ci andiamo insieme e mi faccio un drago in faccia a, a 50 anni. Dove cazzo eravamo? Qua. Ciao, Maria. Sì. Ma come ci si sente ad essere considerati uno dei maggiori sex symbol italiani, tua moglie non è gelosa? No, mia moglie si reputa fortunata proprio perché può godere di questa mia beltà. Vuoi hey, fare Sono spalmem che spalma la merda in faccia. Eh. Ti volevo chiedere un parere sugli indie italiani, in particolare artisti come Gazzelle, Exotago, Comacose, Pinguini Tattici Nucleari, no. un bacione. Non sono un grandissimo amante del mondo indie perché, e questo è proprio un mio problema, un mio pregiudizio, in genere l'indie ha delle degli ottimi spunti dal punto di vista musicale e spesso anche concettuale, ma molto spesso si ciò si trasforma in, in, in un gruppo di persone che diventano dei cazzo di hipster, che, che non sopporto particolarmente. Um, combinazione, tu mi chiedi dei pinguini tattici nucleari che ovviamente ho conosciuto grazie a Sanremo 2020, prima ammetto la mia ignoranza in merito, um, e la combinazione sta nel fatto che ho, ho ascoltato interamente il loro album d'inizio 2020 non più di tre giorni fa e alcuni brani mi sono piaciuti molto, altri molto meno, però bravi, bravi, mi sono piaciuti ciao Marco, sono oh. lo psicologo oh. oggi non ti chiamo Farenz perché voglio fare una domanda personale Panico. se vuoi rispondere ovviamente mm. quali sono i tuoi tre migliori pregi e i tre peggiori difetti che ti riconosci? ciao non so se riesco ad arrivare a tre eh, pregi sono una persona abbastanza socievole che cerca di trovare diciamo il meglio nelle persone anche quando il meglio non c'è eh, e questo è anche un difetto perché poi alla fin fine lo prendo spesso in culo. Spesso no, però capita. C'è il detto a Cremona: più se bon, più se cui on. No? E questo racchiude molto il mio modo d'essere. Eh, accezioni negative del mio carattere che sono molto permaloso e molto irascibile. Dopo, da, dall'altro punto di vista, mi disincazza abbastanza la svelta. Però ci vuole poco per farmi arrabbiare. Credo che l'abbiate visto già in live diverse volte. Ciao, Farenz. Sono... Ma se sto utilizzando il VR, posso tenere il televisore spento? Ok. Volevo chiederti qual è stata la vacanza con gli amici che più di tutte ti è rimasta nel cuore? Beh, sicuramente quella di cui ho parlato prima del 97. Poi... Praticamente tutte le estati in compagnia tra l'altro del mio amico Filippo, già citato ad inizio live eh, per il concerto di Vasco, e abbiamo vissuto per anni a Marina di Carrara, località che porto nel mio cuore, che porterò sempre nel mio cuore. Eh, L'ultima vacanza eh, con gli amici è stata nell'estate del 2004. Siamo andati una settimana a Talamone in provincia di non mi ricordo comunque quasi al confine della Toscana... Cazzo, non mi ricordo. Sarà così in basso. Vabbè, comunque in Toscana, eh, dalle parti di Orbetello, mi pare, se non ricordo male, e ehm, ricordo che eh, abbiamo preso una casa eh, <ride> all'interno di, un, di un complesso, una casa bifamiliare e eravamo in sei maschi, dopo neanche 48 ore la famiglia che stava sopra di noi, noi eravamo al piano terra e avevamo il giardino e la casa sopra di noi era, una, era abitata da una famiglia con due bambini e tra l'altro i genitori erano anche piuttosto giovani con dei figli. Più o meno come possono essere i miei, no? E alla sera, dopo appunto due giorni che eravamo lì, il padre si è affacciato e ci ha detto: Oh, Ragazzi, capisco tutto, però vi prego di fare un po' meno casino perché ho la figlia grande che ha cominciato a bestemmiare. Prego. Ciao, Alberto. com'è? Alberto. Volevo chiederti se hai mai inserito qualche mail taroc all'interno di un caro Firenze di Scrivo. Grazie, Allo... un saluto alla chat. Mail tarocca no, nel senso che non mi è mai capitato di inventarmene. Ehm, se ho inserito delle mail di qualcuno che me le ha mandate apposta per voler entrare in caro fare e ti scrivo, sono state scritte così bene che io non mi sono accorto dalla sua... Eh, volontà appunto di eh, entrare nel caro Farenz ti scrivo ma le ho riputate divertenti e quindi le ho inserite non accorgendomi di tale scopo avanti quindi un plauso a, al bastardo ciao Farenz sono il direttore dell'hotel Victoria siccome sono di Cervia mi di dispiace se magari quando sei qua in vacanza ci becchiamo per fare una foto ma volentieri un saluto alla tua famiglia e anche alla chat ho ucciso una zanzara Ciao Farenz. Grazie, sono comunque Virgine. va bene, ci mettiamo d'accordo, tanto il contatto ce l'hai. Ciao Farenz, sono vergine. Mi spiace. Volevo chiedere se da quando usi Twitch hai rivalutato lo strumento delle live sì. come modo migliore per portare i tuoi contenuti su internet, se magari prima avevi un po' un pregiudizio. Ciao, mm, non è tanto questione di pregiudizio e non è nemmeno questione di modo migliore per portare i miei contenuti è sicuramente il modo che oggi reputo più comodo più eh, prolifico dal punto di vista dell'interazione con l'utenza perché ormai il, i blog non dico che siano morti ma comunque la gente si è stufata di scrivere eh, di scrivere e magari di o non ricevere risposta o di riceverla non in tempo reale, ecco la live. È sicuramente il metodo migliore: eh, il metodo migliore per poter interagire con l'utenza istantaneamente quindi, e quindi anche per appunto portare i, i contenuti. Ray Jackson ancora, ciao Farenz, sono Piero Scamarcio. No. Che sta merda. Volevo chiederti una cosa. Quali sono i tuoi comici preferiti? Ciao Marco. Con... Comici preferiti? Allora, dal punto di vista americano direi Dave Chappelle, Louis CK e chi ci posso mettere anche. Beh, principalmente vedevo gli stand up di loro due. Anche se, a dire la verità, ho, ho visto tanti stand-up su, su Netflix. Mi piace vederli. Eh, in Italia direi che... Atalek! grazie. Cos'hai scritto? Ah, buonasera. Eh, buonasera a te. Eh, inizi... Io direi che, a livello italiano, i comici che ho seguito anni fa maggiormente sono stati Beppe Grillo e Daniele Luttazzi, di cui sono andato a vedere diversi spettacoli... Eh, dal vivo e mi hanno sempre ammazzato dal ridere mi è spiaciuto molto per la fine che ha fatto luttazzi ma un po se l'è cercata diciamo avanti ciao marco conosciuto anche si sì, so che è Daniele Fabri web. sono domanda scusami su... o ho... aspetta aspetta prefer... aspetta ciao marco conosciuto anche come farenza sul web sono domanda stupida. Uh, scusate, figo, ho dimenticato Ricky Gervais giusto. E tra l'altro vi consiglio le due stagioni di... Eh, come cazzo si chiama? Afterlife. Afterlife, cazzo ricordatemelo su Netflix. Le ho guardate tutte e due, sono state meravigliose. Ho pianto come una cazzo di, di fighetta. Guardatele. Sì, Afterlife, grazie. Ciao Marco, conosciuto anche come Farenza sul web. Sono domanda stupida. Volevo chiederti, preferiresti avere delle orecchie grandi come una padella oppure il naso grande come un'arancia? Vabbè, mi sembra di avere già un bel naso importante, quindi vabbè, punto sul naso. Ciao Farens, sono Lomino Michelin. Sì. Ma hai messo le gomme da neve? Figa. Ciao Farenz sono Pocket Coffee. Eh. Senti, una curiosità. Vorrei sapere, che droghe assumi quando inventi personaggi come Antoine, Aziz e pigiama orribile nel sedere? No, sono Ciao, contro la droga. Burrino. No. Dammi il tuo amore Non, non chiedermi, chiedermi, chiedermi niente di Dimmi che te. hai bisogno di me Alan Sorrenti sono Pocket Coffee Ah, scusate Ciao Farenze, sono Pietro Torni Nelle indietro. tue live un po' vecchie Avevi detto che Ti sono rimaste in testa delle canzoni trap Perché le ascoltano le tue figlie Sì Volevo chiederti eh, quali siano alcune di queste Perché sono curioso al riguardo Ma e... tipo... Uh... Da Supreme Swish Alland, Splinde Pim Pam, Fratellino. E poi. Cosa possiamo dire? Beh, magari le mie, le mie figlie non l'hanno ancora sentita. però quella di Young Signorino. Mh, come cazzo è? Non me la ricordo neanche più, era fantastico. Mm. Poi, non so se voi mi farete luce in merito. Eh, se Achille Lauro possa essere considerato... Wee, grazie cari zar. Cos'è che hai scritto? Ho a disposizione 250 caratteri, ma non so cosa scrivere. Spero... ostia Spero che tu investa questo capitale in una buona birra. Lo farò senz'altro. Oppure spenderli come vuoi, che sono soldi tuoi. Stronzo, ti amo. Grazie altrettanto. Eh, non so se voi consideriate Achille Ra Lauro trap. Mm, ditemi voi, extra per esatto. Però sono entrato in contatto con lui quando non faceva più trap eh, ed è andato a Sanremo l'anno scorso. Congiuntivi, figa. Certo. Ciao, sono il vice direttore dell'Hotel Vittoria di Cervia. Anche e, te. Mi mando l'invito del mio collega sempre virus permettendo. Opla. E volevo chiederti eh, il ristorante o locale in cui tu abbia mangiato meglio a Cervia. Il Moro. Il Moro, ci sono già stato diverse volte, tra l'altro la prima volta ci sono andato nel, nella prima occasione in cui ho conosciuto di persona Viper Fritz, che mi ha portato lì da Gran Signore anche offerto, eh, e poi ci ho portato anche la moglie diverse volte, ci ho portato anche Perno, che conoscete voi, eh, aspetta, ricordamelo domani, ok, e il ragù, i cappelletti al, a, al ragù che ho mangiato lì non li ho mai mangiati da nessun'altra parte, fantastici. Ciao Farenz, sono sempre ciao sì. Sono sempre tuo padre 57. Sì. Volevo sapere se ti eri mai interessato al tema ufo. E se hai scritto la letterina a Babbo Natale. Io ho chiesto un nuovo caro Farenz. Ti scrivo e le top flop 10 18 e 2019. Poi una festa di farenze. culo l'epoca degli UFO. Eh, sì, l'ho vissuta a metà anni 90, quando mi era partito il trip per, per X Files. E tutto ciò che ad X-Files era connesso, però è anche durata poco, ecco. Ciao Farenz, ciao a tutti, ciao Federico. Sì. Volevo chiederti, ma alla fine Lost ti è piaciuto? No, no, non il gioco, dico il telefilm. Ciao. Ciao. Sì, diciamo che mi è piaciuto, seppur faccia parte di quel filone di... Serie tv, ma anche videogiochi che, eh, non, di cui capisci abbastanza poco della trama. E, tra l'altro, Lost, come sappiamo tutti, è stato anche grande vittima di quel periodo di scioperi da parte degli scrittori/barra sceneggiatori di, di quell'epoca e il continuum della, della, della serie è, stata, è stato sicuramente minato da questa. Da questo alternarsi di persone che ci hanno lavorato, hanno scioperato, eccetera. Eh, però nel complesso non posso dire che non mi sia piaciuto. Ed è stato uno di quei ehm, uno tra le prime serie televisive recenti, diciamo, che eh, ho visto interamente che ho apprezzato. Ciao Farenz, oh. ciao a tutti. Senti, c'è una citazione di Aldo Giovanni e Giacomo, dei, sui, dei loro film o dei loro sketch che usi di più sketchy? durante la tua vita quotidiana. No. Fammi sapere! Ciao! Ma no, figa, non, non, non credo cazzo, Aldo Giovanni e Giacomo. Cioè, ho visto tutti i loro film apprezzati alcuni di più, alcuni di meno, ma da lì a, a fare. A fare citazioni. Non credo. Dicono che hai saltato un messaggio. Cazzo, non lo so, non credo, sai, ciao Farens, volevo salutarti e salutare il me che poi guarderà la live. Ciao Andrea. Ciao friends. sono Tungsteno, sono tuo grandissimo fan okay. da un sacco di tempo, tanto quanto lo sono per le storie te Grazie, Autar. Eh, sì. Volevo chiederti se c'è qualche gruppo simile nella scena italiana, tralasciando PFM e in parte gli Schiantos, che vi assomigli e che potresti consigliarmi. Eh, piccola parentesi videoludica. Ho giocato, ho iniziato ieri Chris e l'ho finito oggi. Te lo straconsiglio perché è un'esperienza corta, ma intensissima. Figa, non ce la fate a non se parlare se di se videogiochi, eh, gruppi o, o artisti che possano essere paragonabili a Elio. Cioè, tu fai l'esempio della PFM dal punto di vista sicuramente del progressive. E eh, vabbè, ci sta gli schiantos dal punto di vista del demenziale mm, aiutatemi voi in chat boh, mi vengono in mente i rumatera per dire anche se musicalmente non, non possono essere paragonabili la locanda podcast eh, grazie è una persona seria gli area minchia ok mm, gli squallor mm, ok Mm. Eh, come cazzo si chiama madonna eh, quello dei timidi Ruggero eh, eh, i balotas di Cremona Paolino Paperino Ben non conosco Banco del Mutuo Socc... Ruggero dei timidi Sì. ma in Italia esistono software house che producono giochi Nano War of Steel li conosco solo di nome Ruggero dei timidi eh i jam boy non li sopporto nonostante li abbia visti più e più volte dal vivo tra l'altro una volta mi ci hanno portato come regalo di compleanno tra il 7 e l'8 dicembre no? per far serata prima che arrivasse la mezzanotte il mio compleanno e mi sono pure incazzato perché non era non è che li abbia mai apprezzati più di tanto cioè ok è divertente una canzone o due ma figa beccarsi una serata di eh, se non su chi non sale cioè anche no Ciao Farenz, sono Marco Giampaolo. Qual è il tuo rapporto con il gioco del pallone? Assolutamente inesistente ora. Seguivo la Juve quando avevo 14 anni, potevo definirmi Juventino, ma anche no, cioè, alla fine ti favo per la Juve, ma perché eh, era la scusa per andare fuori alla Sera con Ava a vedere la partita Juve Milan tutto lì. Sono vagina post parto. Mm. Volevo sapere un aneddoto di qualche addio al celibato angolare. Un saluto a te e alla chat. A parte che non si parla Ciao. dei. dei Come si dice? Dei, degli addio al celibato. però. Eh, quello che ricordo con più piacere è stato senza dubbio quello di Viper Fritz che ha organizzato un pomeriggio e una serata a parer mio meravigliosa. Mi sono divertito tanto, tra l'altro ne avevo anche parlato in una live vampiresca del pomeriggio del, della Dio al Celibato di Viper Fritz in cui organizzò una gita a Maranello con visita al Museo Ferrari e prova su strada della Ferrari. L'unica volta che io abbia mai guidato una Ferrari e che guiderò una Ferrari. No, non datemi dal gobbo perché Avo, avo Juventino ho detto... Io ero Juventino e andavo a vedere con Avo Juve Milan perché Avo è milanista, quindi Avo Juventino, giusto? Comunque no, non definitemi Gobbo perché non, non seguo più il calcio da almeno, 20, da almeno 15 anni, to, non, non me ne frega più un cazzo. Ciao, sono Ciao. Ferrero. Sì. volevo chiederti, qual è lo snack dolce che più ti piace? E perché proprio il bounty al cocco? No, Un saluto a te, alla chat e al me stesso che poi guarderà questo stream. Grazie. Bravo. Io sono in corso. Eh, non, eh, non ho mai apprezzato il cocco in generale, quindi sicuramente non il bounty al cocco. E la madonna, perché ha, ha ripreso a far così? Vabbè. Eh, detto ciò, il mio snack dolce preferito... ma credo che dovrei deviare sulla combo o Kinder Pingui o Kinder Paradiso però non sono un grandissimo appassionato del, del dolce quindi boh con i colleghi eh, ciao sono Esma comunque ciao Marco sono in, con i colleghi tipo da, da quattro ore e mi sono un po' dei coglioni ti capita mai di romperti i coglioni anche te a te al lavoro? minchia ciao Farenz sono sì. il terrone ah. domanda semplice ed intuitiva tette o culo? culo Ciao Farenz, sono sempre tuo padre 57. Eh, qui sta sorgendo il dubbio, ma le ragazze che sono presenti nell'angolo eh, sono sempre ragazze normali o sono ragazze angolari e quindi da salvaguardare? Vorremmo chiamare il WWF? Facci mm. sapere. Ma che cazzo male? Ciao Farenz, sono Carlino Del Brodo. Volevo chiederti, vo vorrei chiederti, ma secondo te il sistema sanitario italiano... È un po' troppo italiano, non mi sa bene, <ride> che cazzo di. Siamo e tutti gli strum. I sendo. Oh, che bello! Abbiamo finito con una citazione cremonese, tra l'altro, perché oggi è santo Mobono, il patrono di Cremona, ragazzi. Io infatti ho lavorato lo stesso, perfetto. E così abbiamo concluso vabbè oggi le domande erano tante, ma su alcune sono andato via bello spedito perché vabbè. Che bello, figa, mi è piaciuto molto comunque. Dite che è da rifare la, il, um, il, il jukebox angolare non videoludico. Stasera, festa a Cremona. Ma che cazzo! Assolutamente bene, bene, <coughs> maledetta guizza. <coughs> allora. Bene, io comunque, ragazzi vi ringrazio tutti quanti. Innanzitutto per le domande molto carine, e poi perché non c'è stato bisogno di eh, doverle ascoltare. Prima mi sono fidato di voi e ho fatto bene. Tradito dallo sponsor. Eh, aspettate, che mando un messaggio alla Erika che le devo dire. Eh, vieni pure quando vuoi, ok. Jukebox solo con domande sull'acqua certo è da rifare. Beh, magari potremmo fare tipo eh, visto che ormai è diventato un appuntamento settimanale, una settimana al mese la possiamo fare così. Mi dissocierei dal terrone. Sì, anche ieri, cazzo, avete cagato il cazzo Giulio perché ha detto la parola terrone. Cioè, ragazzi, ma cercate di capire. Cioè, ma vabbè, non c'è nemmeno. Mo... Cioè, secondo me non c'è nemmeno la necessità di dover fare il disclaimer nomi di socio, no, ma minchia, ma Regas. siamo tra amici, ma puttana troia, ma... ma toglietevi sti cazzo di paraocchi, porco diaz. Che bello che è stato l'ultimo mio messaggio di Samu Bon. Ma è dati in amici? Esatto, sono terrone, confermo. Sono barese, non sardo. Ostia, allora avete ragione. Mi sento doppiamente offeso. C'era qualcuno che diceva, ma questo non è sardo, è pugliese. Twitch americano non sa nemmeno cosa voglio dire, vabbè. E qui ci diamo dei terroni a vicenda, vabbè, immagina se parlava una n-word, vabbè. Ciao fare, io non sono riuscito a mandarti la domanda perché sono vecchio e non ho Telegram. E la madonna, cazzo, scaricalo, no? Ma poi che cazzo dici, scusami, eh? Tu mi hai già mandato delle domande eh, nei, nei precedenti jukebox, ju Gemro, o no? Mi ricordo male. Ho un film documentario su Netflix da consigliarti. Dimmelo, sto, sto guardando Super Size Me 2 su Prime Video. Ricambio la stima. Bestemmia femminile. Il terrore ero io, l'ho detto scherzando. Ecco, comunque ti voglio bene anche se mi hai dato del maleducato. Il GameStop del Poi è aperto, sì. Non voglio farmi 30 km a vuoto. Mi piacerebbe sapere dove tu abiti perché... Mi sembra strano che tu abbia un negozio di videogiochi. Sia il primo negozio a 30 km da casa tua. Cosa ne pensi di Cobra Kai? L'ho già detto più e più volte. La prima serie mi è piaciuta abbastanza dal punto di vista nostalgico, divertente. Già la seconda l'ho trovata un po' in discesa. Se ti piace Black Humor, ti consiglio. Oh merda, anche lui! Mi sono dimenticato! Geselnik Nick Thoth and, and Players. Bellissimo, ma anche l'altro. Eh, suo spettacolo su netflix eh, sono almeno due meraviglioso mi sono divertito molto con questa live anch'io campagna toscana sono diventate rosse ok cioè la campagna da gialla è diventata rossa mm. ehi farens potresti linkarci il tuo gruppo telegram di game fathers eh, mandami la richiesta su, su telegram te lo mando basta eh Il capo dice che hai il permesso di tornare a casa. Ah, vabbè. Non mi aspettavo Toscana, zona rossa. Mai pensato di lasciare Cremona per una grande città? No, mai. Piuttosto mi è avviero. Ma non tanto per il mio attaccamento a Cremona, quanto per il fatto che non potrei vivere in una grande città. Che barba da schiuma usi? Non uso, non uso la schiuma da barba. Quando la seconda live su Final Fantasy? Benissimo, grazie a questa domanda, la rinviamo di un'altra settimana. super Mi 2, bellissimo. Ok, ti piacciono gli strozzapreti? Hai voglia, ma non hai un po' di paura ad aprire gli audio così al buio? Sì, oggi ne ho avuto abbastanza, però d'altronde non ho avuto tempo di, di verificarli prima. In generale lo faccio. Parma, meglio o peggio di Cremona? Dipende dai punti di vista. In generale, direi comunque meglio. Il film documentario è The Social Dilemma. Già visto, già visto e apprezzato, lui si Cosa vuol dire la domanda? Lui si kei porco lui, Tentato di tornare a una barba più corta. Figa l'ho tagliata due settimane fa. Ostia, parma è stupenda. Altro che, sì. grazie, Yoshua. Cosa c'è scritto? Va, offri un alcolico anche alla signora Farina, bigoulon che non sei altro. Farenze, com'è la pizza lì a Cremona? Beh, non è famosa la pizza cremonese, direi. Però ci sono delle pizzerie dove la mangio più che buona. Ti consiglio la regina degli scacchi su Netflix, non sei la prima persona che lo fa. A quando Giulio che dice briciola, lui si è uno stand-up comedian. Se non hai visto i suoi spettacoli su Netflix, te lo consiglio. Cristo santo, figa ne ho parlato dieci minuti fa. Ma hai pensato di andare in Giappone? No Ciao Farenz, com'è? Andavi bene a scuola? Andavo molto bene a scuola Fatti una barba un poco più da giovane Fio, che rompicoglioni Ah, eccola Daniela, perfetto Ma è stato a Ferrara? Sì Ti consiglio di avvicinarti ad un T.C.G. Dell'Asmo D Ah, trade car Del K.Forge Forge, K -Forge. Qua. Me l'hanno regalato, ma come vedete <ride> è ancora in, eh, in celofanato. Se l'ha laureato, no. Ma hai pensato di raderti a zero? Beh, figa ormai, cioè, mi sembra di essermi già abbastanza rasato. Fare se ti piace viaggiare? Eh, ni diciamo che sono molto abitudinario. Infatti, vado sempre a cervia. Uh, se sì. quando hai tempo non ora ti ho scritto una cosa su facebook che riguarda la new gen per piacere figa se puoi ricopiamela o via mail o via telegram perché non ho tempo sinceramente di guardare anche i social per rispondere direttamente come mai non ti sei laureato? ma che cazzo di domanda è? Eh? se ami la fantascienza ti consiglio la serie electric dreams, no questa non la conosco ma è stato a Cesena eh Figa e come? Però per lavoro ci sono stato Ma è stato a Roma? Me l'avete chiesto durante questa live bestemmia maschile. Sei riuscito a sfruttare il trucco del Game Pass? Ovviamente sì, proprio stamattina. estate <coughs> a cervia d'inverno vai da qualche parte? No, hai mai avuto cani o gatti? Ma Cristo, ma mi conoscete? Boh. Evidentemente no, ma ci speriamo in un Mantova Comics l'anno prossimo, non credo. <coughs> Scusatemi, sono arrivato da poco. Ma quale trucco del Game Pass non è un, un trucco particolare: è comprare il gold e trasformarlo a un euro in Game Pass. Eh, il viaggio più lontano che hai fatto è il viaggio di nozze, Stati Uniti e Messico, New York e Messico apprezzi George Carlin o Chris Rock eh, sì non ho mai visto molto di entrambi eh, ma non sono i miei riferimenti ecco. ma al Games Week ci sarà anche io Tobi citazione mi hai rovinato con Hades 50 rana all'attivo e non sono le ultime Ricky Gervais ne ho parlato prima apprezzi Be Beppe Braida no se vieni in villaggiatura, Barcellona, eh beh, sì, anche la Spagna mi piacerebbe visitare. Non ci sono mai stato. Il mio viaggio più lontano era sul pianerottolo. Vabbè, oh, città in cui ti sarebbe piaciuto nascere, eccetto Cremona e Genova? Cervia. <ride> che pantaloni signori, hai visto questo quadrettato? Ti piace? Buon gustaio. Ascolti Tool? No? Preferisci Cervia o Secondigliano? Cervia. Sto giocando al seguito di Hades HDOP. Credo sia una battuta ma non l'ho capita. Io sono stato a Londra, non ci tornerei neanche pagato, io mai. Come mai non ti piacciono le metropoli? Perché essendo nato in una città di provincia, mi porto la provincia dentro e non voglio troppo bordello. Serie TV, lingua originale o doppiate? In genere eh, in italiano. Uh, ma non sempre mai stato la reggia di Caserta? no, mai stato a Caserta pantalone quadrettato fa un po' Antoine benissimo me l'hanno detto anche stamattina al lavoro ma non mi interessa perché non ho bisogno eh, cioè se la gente riconosce delle, delle come dire delle, delle tendenze eh, non, ho, non ho problemi non, non mi interessa, è un problema loro hai mai visto The Office? Lo sto guardando pian piano, sono alla settima serie. Hai smesso di seguire il calcio una volta finito il cervia di Ciccio Graziani? Io abito in un paesino di 5.000 anime, viaggio a Milano molto spesso, ma dopo due giorni vorrei scappare, esatto. Non ti piacerebbe tatuarti un triangolo della Triforza sul dorso della mano? No. A Cremona c'è solo una persona fashion, Farenz. Ti piace sfere e basta? No, non ho 15 anni. Forse te l'hanno già chiesto, Kotto. Video ludiche, cazzo, vuol dire cotte. Videoludiche. Come stand up comedian italiano. Ti consiglio Giorgio Fabri. Proverò a vedere chi è. Parents che con chiali indossi. I soliti. Se ti interessa portare le bambine a Disneyland Paris, vi faccio entrare gratis volentieri, dato che ci lavoro. Minchia buono sapersi. Potrebbe essere un'idea. Adesso sono ancora un po' piccole, però, la, la canzone che ti fa tornare in mente bei ricordi mm, tante anche brutti ricordi chiara ferragni cremonese che non può competere lei si professa cremonese ma lei credo che sia di Soresina in provincia di cremone ti piacciono smashing pumpkins no mai sopportati fu fighters sì ma un piatto che non apprezzavi che ha rivalutato nel tempo il gorgonzola eh, e tra l'altro da bambino ero piuttosto un cagacazzo a livello di, di cibo Farens l'email era farens.it, sempre quella. Meglio bollicine o vado al massimo? Vado al massimo. Nonostante in bollicine ci sia vita spericolata, che vabbè è uno dei pezzi forti di Vasco, ma a livello di quantità di, sin, di titoli buoni preferisco vado al massimo. <coughs> Ora, ragazzi, sono tornate le belve a casa quindi direi che vabbè. Tanto, comunque, avevamo finito con le domande audio e quindi, venite e, e quindi nulla. Io vi ringrazio come sempre. Vieni qua. Ciao, eh, no, non è una roba per te. E quindi, niente ragazzi, eccola qua. Guardate com'è già grande. Saluta. Ciao! E guardate anche là. Boh? Ecco, perfetto. Poi, poi vi domandate perché non, non, non posso... Va boh. ragazzi, vi saluto. Ciao a tutti! Splendide, bellissime. Guarda, gli stanno facendo i complimenti. Bella bionda. Ciao. Ciao. Guarda che lei guarda qui. Saluta qua. Ciao. Ciao.